L'Etna Bianco superiore, dopo tanti anni, sta scoprendo una nuova primavera, viene apprezzato, compreso anche fuori dal territorio. Abbiamo visto che stanno nascendo anche nuove aziende, o meglio, aziende che ci sono sempre state, finalmente hanno la volontà, di portare fino alla bottiglia le proprie uve. E questa è sicuramente un'attività lodevole che aiuta il territorio, che aiuta a far conoscere il vino del territorio. Io sono particolarmente ottimista perché sull'Etna si è persa una comunicazione negativa che ha caratterizzato gli anni passati. Oggi finalmente si parla di quello che funziona, si parla delle cose belle, del lavoro che viene fatto ed è un circolo virtuoso che non può che andare nella direzione positiva. Secondo te, quali sono gli elementi interessanti da evidenziare nel rapporto tra il caricante e le altre uve locali? Come operano in sinergia? So che addirittura in certe annate le uve, diciamo, che vanno a integrare, tipo la Minella o altre ancora, no? Hanno un rapporto, per esempio, nel controbilanciare l'acidità del caricante e così via. Assolutamente sì, in realtà non c'è questa differenza tra vini prodotti con solo caricante e altri, anche perché in molti casi la percentuale delle altre uve è inferiore anche al 10%, quindi l'Etna Bianco si fa col caricante e con le altre varietà. Nei vecchi vigneti sono tutto un blend di uve, di varietà che vivono nello stesso appezzamento. E quindi sostanzialmente il caricante è fondamentale, ma la sua acidità, la sua durezza a volte viene mitigata da tutte le uve che vivono nello stesso vigneto. La Minella Bianca l'hai nominata, ha pochissima acidità. Nelle annate in cui il caricante è particolarmente acido, la Minella è particolarmente produttiva, quindi c'è un naturale bilanciamento che contribuisce a fare un vino che sia unico non perché prodotto solo da caricante, ma perché prodotto da caricante e tutte le altre varietà, ma prodotto naturalmente sul territorio dell'Etna. Negli ultimi anni nella tua cantina, che peraltro ha una tradizione che va ben oltre il secolo, vi siete organizzati per accogliere ospiti italiani e stranieri. Quindi hai una notevole consuetudine nello spiegare i vini a persone che non hanno una preparazione specifica sui vini dell'Etna. Quali sono le argomentazioni che hai notato che risultano più vincenti, più determinanti nel far sollevare un sopracciglio di curiosità o di apprezzamento da parte sia degli italiani che degli stranieri? Hai notato qualche cosa che valga la pena sottolineare? Immagino di sì. Ma sicuramente le differenze rispetto al territorio vicino che è la Sicilia. Molti vengono in Sicilia e si aspettano vini caldi, vini concentrati, vini molto alcolici. Quindi spiegare che sull'Etna abbiamo caratteristiche completamente diverse rispetto al resto della Sicilia ci aiuta a inquadrare il territorio. Poi noi a tutti gli ospiti che arrivano spendiamo tantissimo tempo nel raccontare le caratteristiche di tutto il territorio etneo, le caratteristiche di tutti i vini del comprensorio etneo. Quando parliamo dell'azienda ne parliamo, ma ci soffermiamo molto meno. Noi, il nostro brand è Etna, è quello che facciamo e quello che vendiamo, quindi ci interessa spiegare che cos'è l'Etna e perché è così particolare. E devo dire, viene compreso, apprezzato. La nostra poi è un'azienda con tanta storia, ma al tempo stesso è un'azienda giovane, dinamica, quindi pronta a captare tutte quelle che sono le nuove opportunità per comunicarci. E ci siamo resi conto che ospitare le persone in azienda, far vivere il vigneto, far vivere la cantina, far vivere il territorio, crea degli ambasciatori, che poi tornano nella loro casa, nella loro nazione, nella loro città e parlano del loro viaggio, parlano di questi vini. Ovviamente speriamo che qualche bottiglia se la portino con loro e quando ne parlano con gli amici e li fanno assaggiare agli amici, insomma, evocano momenti felici di cui erano in vacanza, ma parlano di tutto il territorio dell'Etna e questo ci aiuta tantissimo, noi come azienda e noi come territorio.